Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti, benvenuti. Anche oggi siamo qui per Storicamente, la rassegna di dirette che la Biblioteca Livi e l'Archivio del San Lazzaro hanno organizzato per andare ad approfondire alcuni temi dedicati alla storia della psichiatria. C'è qui con noi stamattina Gaddo Maria Grassi, benvenuto Gaddo. Grazie, buongiorno a tutti. Grazie come sempre per essere qui con noi. L'ultima volta che ci siamo visti in diretta abbiamo raccontato i casi di alcuni militari nell'epoca precedente alla Grande Guerra, quindi alla fine dell'Ottocento, che avevano sviluppato dei disturbi nel momento appunto in cui erano non tanto al fronte, come appunto capiterà poi magari con più frequenza durante la Grande Guerra, ma al momento della leva, nel momento del primo approccio alla vita militare e come avevamo detto avremo poi approfondito con la diretta di oggi un caso particolare che un caso che ha suscitato all'epoca tantissimo clamore, che è stato veramente su tutti i giornali, su tutti i mezzi di informazione. Anche perché si inseriva in un periodo molto particolare. Il caso è quello di Augusto Mosetti. Il fatto che lo coinvolge avviene nel 1911, quando, come molti altri giovani italiani, viene reclutato e sta per partire verso quella che chiamiamo la guerra di Libia. Quindi questo conflitto tra l'11 e il 12, appunto tra l'Italia e l'Impero Ottomano, nel tentativo italiano, che si realizzerà poi effettivamente negli anni 20, di avere una colonia appunto in quella che è la Libia. E che cosa succede? Che mentre Masetti si trova appunto con degli altri giovani all'aperto, sullo punto in procinto di partire, con il fucile di ordinanza spara al suo superiore. E sembra che gridi subito dopo quello che ha fatto: viva l'anarchia, morte al governo, compagni, ribellatevi. Per cui si capisce che questo fatto, che a differenza di quelli che avevamo visto nei casi precedenti, viene visto soltanto erano visti magari più con un'ottica militare, attira l'interesse della stampa, anche perché ci si chiede se il suo sia stato un gesto di follia, una cosciente rivendicazione politica, se sia un gesto antimilitarista o che cosa. E siccome appunto il momento è molto caldo, l'Italia è coinvolto in un conflitto che si pensava, come spesso accade, molto breve, in realtà che poi si trascina per più di un anno, un evento del genere appunto non può certo passare inosservato. Tra l'altro abbiamo una fonte molto importante su Masetti, sul suo processo, su tutte queste vicende, proprio legata a Reggio Emilia, perché possiamo leggere la sua perizia pubblicata nel 1914, quindi qualche anno dopo, sulla rivista sperimentale di Primiatria, perché venne condotta proprio da due psichiatri reggiani. A questo punto però ti cedo la parola e quindi ti chiedo se inizi proprio a raccontarci un po' di questa perizia e di che cosa ci dice. Sì, grazie. Allora, intanto la perizia venne fatta quando appunto il Masetti era nel manicomio giudiziario di Reggio Emilia e venne affidata al direttore del manicomio giudiziario, che era il dottor Saccozzi, e anche al vice direttore del San Lazzaro, quindi del manicomio civile di Reggio, che era Petrazzani. Due persone forse non così conosciute a livello nazionale, come altri di cui abbiamo parlato in altre perizie, Lombroso, Tamburini, Bianchi, eccetera, però due persone importanti, chiaramente, perché rappresentavano le due istituzioni psichiatriche di Reggio Emilia, che erano comunque ancora istituzioni importanti. Allora, le perizie, c'è da dire un'altra cosa di Petrassani, che era socialista, e visto che All'epoca sì. all'epoca sì, poi vedremo che ebbe un percorso del tutto differente, ma all'epoca era socialista e la storia di Augusto Masetti, in realtà, come dicevi, già è rimasta ed ha avuto molto clamore, molta risonanza anche mediatica all'epoca, proprio per i connotati anche politici. Si trattava di partire per la guerra di Libia. Allora, le perizie, come abbiamo detto anche altre volte, avevano sempre tre grossi ambiti di valutazione. Il primo era la genealogia, poi sappiamo la fisionomica e poi l'esame psichico, e quindi la psiche e la psicopatologia.
La genealogia, come sappiamo, è importante sempre, un'anamnesi anche familiare, ma all'epoca aveva un valore molto, molto maggiore perché rappresentava davvero un elemento importante su cui costruire una diagnosi. Perché? Perché all'epoca le diagnosi dovevano comunque confluire in un grande bacino, diciamo, diagnostico, che era quello della degenerazione. Si trattava di degenerati, se erano malati di mente, dovevano essere per forza degenerati, se erano degenerati, dovevano esserci le tracce nella loro vita familiare. E non solo nella genetica, come diremo oggi, ma anche poi in quelli che potevano essere i comportamenti familiari, eccetera. E da questo punto di vista la perizia comincia con degli elementi molto interessanti per i periti, che quindi erano motivati anche a trovare, a individuare se c'erano eventualmente delle patologie psichiatriche, perché la madre era una persona ritenuta energica, un po' isterica, ma tutto sommato ci sembra di capire non particolarmente malata. Invece una nonna materna era stata 2 volte in manicomio a Bologna. Viene riferito che un fratello era semplice, un po' deficiente, dicono i periti, e una sorella pure era stata ricoverata in ospedale psichiatrico. Addirittura una bisnonna aveva tentato il suicidio per annegamento dopo che una figlia era morta annegata. Quindi, diciamo, una genealogia, un'anamnesi familiare importante che permetteva e permise poi ai periti di costruire delle ipotesi basandole anche sul fatto che la famiglia, appunto, apparteneva a una famiglia in cui c'erano segni di malattia piuttosto evidenti. Per quel che riguarda invece la sua vita personale, precedente l'episodio e quindi precedente anche l'esame psichico che poi verrà condotto, eccetera, l'anamnesi personale in fondo era molto meno significativa. Da bambino, fin da bambino, veniva ritenuto un bambino un po' impulsivo, un po', diciamo, con qualche scatto di ira, ma non aveva mai manifestato grandi problemi, né di natura psichiatrica né comportamentale altro. C'era però un punto, sul quale la perizia tornerà, molto interessante, apparentemente potrebbe essere un punto non, dire, al quale comunque diedero molta importanza, e che viene riferito che fin da bambino aveva una paura della morte, paura immotivata, paura, una specie di fobia per la morte. Questo riportano i periti e questo vedremo avrà grande importanza. Dopodiché, in realtà, aveva fatto il servizio militare, l'anno di leva senza problemi, tornava un po' qualche volta dopo aver ceduto un po' in alcolici quando rientrava in caserma, però, diciamo, un commilitone tutto sommato, un po' impulsivo, ma senza grandi problemi specifici, ecco, e tant'è vero che appunto fece il servizio di leva, e tant'è vero che quando venne chiamato per la partenza per la Libia, la cosa funzionava così, che venne chiamato a fine settembre del 2011, e a fine ottobre del 2000, del 2011 naturalmente no, siamo nel 1911, chiaro. Per un mese addestrarono questi commilitoni, questi soldati, e poi ci fu un sorteggio perché solo una parte di loro partiva per la Libia, mentre gli altri rimanevano probabilmente a disposizione, non so poi con quali probabilità di partire in scaglioni successivi. Comunque, diciamo, ci fu il sorteggio. Per noi sembra anche abbastanza stressante, no? Stare un mese nella caserma aspettando che venga sorteggiato il nome per partire, per andare a fare la guerra in Africa, neanche una cosa così banale. Sta di fatto che purtroppo per Masetti venne sorteggiato, e venne sorteggiato il giorno 29 di ottobre, e il giorno dopo doveva partire per la Libia, anche in virtù della buona condotta che aveva tenuto fino ad allora, perché in quel mese non c'era stato nessun tipo di problema. Gli venne concesso di andare a casa, si fece a salutare la fidanzata e i familiari, si fece prestare una bicicletta. All'epoca funzionava così, non erano gli spostamenti, non erano certo quelli di oggi. Andò a casa e pare che ai familiari, alla fidanzata e a tutti dicesse: io
non vado a farmi uccidere dai turchi, perché allora sappiamo che la Libia era dell'impero ottomano, ancora per poco, ma era, esisteva ancora l'impero ottomano, e non vado a farmi uccidere dai turchi, io o mi uccido o scappo. In realtà non fece né l'uno né l'altro, perché rientrò in caserma la sera e il mattino dopo, come dicevi, al momento della partenza, del saluto del colonnello, che diceva, ha fatto il suo discorso per salutare chi partiva per la guerra di Libia, tirò fuori il fucile e gli sparò, appunto. Sì, abbiamo accennato alla perizia pubblicata sulla rivista sperimentale di Freniatria nel 14. È un articolo molto lungo, in due puntate, passa le 100 pagine, se qualcuno avrà curiosità di venire in biblioteca a leggerlo, vedrà che è anche corredato da 6 fotografie. Teniamo presente che per i mezzi di stampa dell'epoca non era facilissimo stampare delle fotografie, era abbastanza oneroso, quindi evidentemente erano state considerate veramente fondamentali per andare ad analizzare, ad approfondire quelli che erano i caratteri anche fisici di Masetti, perché l'abbiamo detto tante volte, appunto all'interno di una perizia, all'interno dello studio si andavano ad analizzare anche queste parti, quindi ci sono alcune immagini del viso preso da diverse angolature, cosa che può far sorridere, anche una del fondoschiena dove si deve vedere la distribuzione dei peli, quindi a noi oggi forse fa un pochino sorridere. Però a proposito appunto di queste anomalie fisiche, ma non solo, che cosa notano i periti parlando di Masetti, al di là appunto delle stranezze familiari che effettivamente, diciamolo, nelle cartelle cliniche dell'epoca trovavano praticamente a tutti, andando indietro anche di qualche generazione? Certo, e quasi a tutti, secondo me, potevano trovare anche delle anomalie del cranio o del corporeo, perché alla fine questo succedeva. Trovarono che aveva le bozze frontali sporgenti, che aveva le orecchie ad ansa, lo scheletro facciale era asimmetrico e così via. Quindi trovarono conferme al fatto che effettivamente, anche dal punto di vista fisico, potevano esserci dei segni di quella degenerazione, che appunto dei segni, diciamo, in qualche modo di un'evoluzione non così completa e piena rispetto a quello che poteva essere invece un ideale forma mentale e fisica, dove fisica appunto si riferisce al cranio oppure al resto del corpo. Peraltro mi viene in mente che in tante altre perizie era proprio la fronte sfuggente a essere segno di una maggiore vicinanza con specie non umane più antiche, e questa volta invece erano le bozze frontali troppo sporgenti, quindi insomma, diciamo, in qualche modo di scientifico, come sappiamo, non c'era nulla, e in qualche maniera tutte quelle che potevano essere le differenze da una forma perfetta del cranio venivano poi utilizzate per una perizia. Dicevi, oggi ci fanno sorridere, in realtà, come sappiamo, facevano sorridere qualcuno anche all'epoca, e già, come ho detto altre volte, mi sembra già un secolo prima, poi Filippi Nella aveva detto, ma non state a guardare la forma del cranio, che il cranio apollineo non ce l'ha nessuno e non è certo questo segno di malattie mentali. Quindi, diciamo, era la fisionomica assolutamente valorizzata all'epoca, ma non tutti le davano credito già allora. Arriviamo all'esame psichico, cioè arriviamo al fatto che, per fortuna, poi parlavano col paziente, e quindi dal colloquio col paziente, che è poi il modo con cui oggi, no, in qualche modo si ottengono delle informazioni sullo stato psichico, giustamente c'era una valutazione dello stato mentale. E questa valutazione come parte? Parte col Masetti, che cosa fa? Dice che lui non ricorda nulla, che si chiederebbe scusa volentieri allo Stato italiano, ma visto che non ricorda nulla non sa di cosa chiedere scusa, che forse è stata un'altra persona e nemmeno è stato lui, e poi comincia a dire che vede cose strane, si comporta in modo bizzarro, eccetera. Gli psichiatri, che erano piuttosto, come dire, ben intenzionati a riconoscere una patologia mentale, come spesso accadeva nelle perizie, piuttosto che invece una, diciamo, un atteggiamento cosciente, volutamente antimilitarista da un lato, ma anche di tipo, appunto, con risvolti penali, erano ben intenzionati, ma non gli andava di passare proprio per creduloni, perché era talmente evidente
la simulazione che i due periti dissero. Allora, il Masetti si dà tanto da fare per fingere, perché si vede bene che finge, ma la simulazione, come sappiamo, non è segno necessariamente che non c'è una malattia mentale. Magari non ci sarà la follia, no? Non c'è la situazione di follia nella quale la persona è completamente fuori dalla realtà, ma sappiamo che molto spesso, quando ci sono la follia morale, delle monomanie, quando ci sono delle condizioni più fini nelle quali la persona mantiene una certa capacità di interagire con la realtà, ma che poi ha degli aspetti patologici ugualmente, in questi casi molto spesso ricorrono alla simulazione. Quindi il parere dei periti fu: certo, lui sta simulando, ma questo non ci interessa, non è un segno di salute, anzi, per certi versi, anche questo può essere un segno di malattia. Allora andiamo a cercare la malattia altrove, l'andiamo a cercare nei dettagli, fra le pieghe, perché di grossolano appunto non c'era niente se non la simulazione. E recuperano nella loro perizia quella fobia della morte che avevano trovato nella sua, diciamo, anamnesi personale, cioè quindi quando avevano colto il fatto che pare che avesse appunto un timore della morte esagerato, non motivato da bambina. Allora l'ipotesi, la teoria fu che era un degenerato sostanzialmente, perché c'era una familiarità e c'erano dei chiari segni anche fisici che aveva un fondo di degenerazione. Aveva una fobia patologica per la morte che, rimasta sopita a lungo, era poi esplosa a fronte di che cosa? Da uno stimolo, che era lo stimolo della partenza per la guerra, e quindi la paura della morte reale, che però, a differenza della paura della morte che ognuno di noi avrebbe, io ce l'avrei tantissimo se dovessi partire per la guerra di Libia nel 1911, ma anche per una guerra adesso, ma a differenza della paura della morte considerata normale, fra virgolette, è che invece aveva riacceso una insana, patologica fobia per la morte. A quel punto il gesto impulsivo si spiegava in questo modo. A quel punto prendeva il sopravvento il gesto impulsivo. E mischiando la psicopatologia con la politica, dissero anche un'altra cosa interessante. Non ho detto prima che nella sua storia personale, nonostante al momento in cui ha sparato, al momento della partenza per la Libia, ha sparato al militare, abbia detto viva l'anarchia, in realtà ai carabinieri non risultava assolutamente che fosse anarchico, ma era socialista, quindi una situazione del tutto differente. Allora nella loro perizia, come dire, in qualche modo dicono sì, questo impulso, quindi di natura, di valenza psicopatologica, questo impulso lo ha trasformato in qualche modo da socialista, quindi una visione costruttiva della politica, una visione politica, quindi una posizione, ad anarchico, quindi lo ha fatto sentire distruttivo, cioè quindi lo ha portato in un ambito che era quello della distruzione, del rifiuto non solo della guerra, non solo di una posizione politica, ma del rifiuto sostanzialmente di un sistema sociale organizzato, quindi di quello che poteva essere l'anarchismo, così come era visto anche dai periti. Quindi diciamo una fobia che si era slatentizzata a fronte di uno stimolo reale, che era quello di rischiare la vita in Libia. Sì, il dato politico tra l'altro è fondamentale per interpretare la vicenda di Masetti, anche l'esito stesso della perizia, perché appunto a differenza magari dei casi che abbiamo raccontato l'ultima volta, la situazione qui è veramente complicata. Rimanda piuttosto a quei casi di attentati verso i capi di Stato di cui abbiamo parlato in altre dirette, come il caso Passanante, eccetera, perché qui effettivamente la condanna o il proscioglimento avevano anche una ripercussione politica sull'opinione pubblica, eccetera. Quindi, come anche negli altri casi appunto di cui avevamo parlato,
I periti forse non sono liberi al 100% di muoversi secondo la propria disciplina. E quindi quali sono le conclusioni a cui arrivano, ecco, in maniera anche forse, come abbiamo visto, andando cercando tra tutte le pieghe possibili del caso qualche appiglio? E la conclusione fu che era malato e che quindi andava prosciolto, perché, come dicevi, erano tutt'altro che liberi, non solo in questa, ma anche in tante altre perizie. Diciamo che qui però si combinarono gli interessi e la volontà davvero un po' di tutti, del Masetti, che sicuramente non ci teneva a finire di fronte al plotone d'esecuzione, cosa che per un militare che in guerra spara al suo superiore, direi che quasi anche per meno si può essere fucilati. Dello Stato italiano, soprattutto, che non voleva farne un martire antimilitarista, perché le polemiche per la guerra di Libia c'erano già, c'era già una parte d'Italia che non voleva essere, che non voleva andare, no, a impegnarsi a fare morire dei soldati per uno scatolone di sabbia, e quindi c'era un interesse a derubricare la situazione, il caso, e a farlo rientrare in un normalissimo caso di malattia mentale. C'è anche da dire che i socialisti stessi, questo penso anche questo, nemmeno ai socialisti, visto che lui poi in fondo si era dichiarato, e anche quando parlava con i periti, anche dopo aver commesso, no, il fatto, continuava a dire che lui era socialista per difendere poi i diritti dei lavoratori, eccetera, quindi non aveva un gran interesse a confondersi con soldati che, anche se erano contrari in maggior parte alla guerra di Libia, però non c'era interesse a mischiarsi con soldati che si mettono a sparare nelle caserme, perché non era questa la linea politica. Quindi diciamo che un po' a tutti conveniva che il Masetti diventasse, come dire, che non diventasse un caso politico, un simbolo dell'antimilitarismo. Forse gli unici a cui poteva interessare erano proprio gli anarchici, che però si fecero vivi, ma dopo la soluzione, perché in realtà prima questo avrebbe comportato comunque chiaramente la condanna e la pena di morte. Quindi la diagnosi fu di morboso furore, come dicevo prima, uno stimolo passionale, la paura della morte aveva riattivato delle fobie che erano precedenti, perché come dicevamo anche altre volte, c'era sempre bisogno di riportarsi non allo stimolo semplicemente, perché non avrebbe avuto valenza dal punto di vista penale, ma o molta meno, ma rifarsi a una situazione antecedente di malattia che si slatentizzava. Quindi fecero questa diagnosi, diciamo, un capolavoro di equilibrismo diagnostico, perché che riguarda proprio però un obiettivo, una diagnosi appunto che da cui si capiva che non era, no, così chiaramente malato, ma che permise a tutti di proscioglierlo. In qualche modo il titolo è Folle o anarchico antimilitarista, tutto sommato, per come andò la perizia, sembrerebbe forse proprio nessuno dei due esattamente. Comunque fu prosciolto. Eh sì, quindi insomma riuscì almeno a scampare il plotone di esecuzione più fortunato di alcuni dei casi che abbiamo visto la volta scorsa e venne mandato in prima battuta all'ospedale psichiatrico giudiziario di Montelupo Fiorentino, allora manicomio criminale. Nel tentativo appunto di non farne un martire era stato, insomma si era spinto un po' verso questa tipologia di finale, però nonostante questo, insomma, l'opinione pubblica si era mobilitata anche appunto a causa del momento molto delicato, con un conflitto in corso, non era poi forse anche, diciamo, non erano gli anni più facili per il Regno d'Italia e quindi lui divenne comunque, anche suo malgrado probabilmente, un simbolo in qualche modo. Sì, nel 1913 venne fondato il Comitato Pro Masetti, quindi quando già era in ospedale psichiatrico giudiziario, allora si chiamava manicomio criminale, manicomio giudiziario a Montelupo, venne fondato il Comitato Pro Masetti, che iniziò a sostenere, a chiedere prima il suo trasferimento in manicomio civile e poi la sua liberazione, la sua dimissione. A quel punto, secondo il comitato, se non era
una persona colpevole di ciò che aveva fatto doveva essere liberato, perché diventava a quel punto un abuso per, commesso per motivi politici, quindi lo si teneva per motivi politici dentro ricoverati. In realtà a Masetti andò tutto piuttosto bene, perché nel 1914, quindi dopo poco, venne trasferito nel manicomio civile di Imola, e nel 1919, quindi passò la prima guerra mondiale dentro il manicomio a Imola, e nel 1919 venne dimesso dall'ospedale civile di Imola. Quindi diciamo, potremmo dire che gli andò in effetti abbastanza bene, perché in quegli anni era diventato il simbolo, forse non l'aveva nemmeno cercato fino in fondo, ma era diventato un simbolo dell'antimilitarismo, e poi alle 19, alla fine anche della prima guerra mondiale, poté tornare libero cittadino. Sì, tra l'altro venne inviato nell'ospedale psichiatrico di Imola, perché era originario della provincia di Bologna, quindi era il manicomio di riferimento, si cercava sempre di inviarli nella provincia d'origine se possibile. Masetti però poi ha avuto una vita anche molto lunga e è tornato insomma anche alle volte un po' agli onori della cronaca, insomma. E quindi che cosa è successo nella sua vita dopo la dimissione? Perché non si conclude in quel momento in cui va ai cancelli di Imola la sua storia. Allora, dopo Masetti si è rifatto una vita, si è fatto una famiglia, ha avuto 3 figli e a metà degli anni 30 di nuovo torna, e stavolta in modo, potremmo dire, sicuramente consapevole, torna a opporsi alla guerra. Quale guerra? La guerra di Etiopia, l'invasione dell'Etiopia. E Masetti per questo viene arrestato, di nuovo forse proprio per il suo precedente, ha passato comunque 8-9 anni in manicomio criminale o civile, viene di nuovo ricoverato, ma per un breve periodo, in un ospedale psichiatrico in Sardegna, da cui poi viene dimesso. Però diciamo, si conferma oppositore delle guerre italiane, in quel caso anche oppositore del regime, e lo fa nel momento in cui è più difficile, metà degli anni 30, quindi quando la maggioranza degli italiani in realtà dava molto consenso al regime fascista. E quindi Masetti, oltretutto Masetti perse anche un figlio partigiano ucciso dai tedeschi nel 1944, quindi diciamo Masetti quegli anni, gli anni 30 e quella guerra, li passa dalla parte giusta, diremmo, no? Cioè, quindi li passa opponendosi alla guerra di invasione dell'Etiopia e poi anche al regime. Morirà Masetti all'età di 78 anni in un incidente, andava in bicicletta e venne investito, e quindi diciamo camperà ancora abbastanza a lungo e morirà poi in circostanze appunto tragiche di questo tipo. È interessante anche vedere la vita, qual è stata la vita di uno degli altri personaggi di cui abbiamo parlato, di quel Petrazzani, che era il primo relatore della perizia psichiatrica appunto insieme a Saccozzi. Petrazzani, che all'epoca nel 1911 era socialista come Masetti, e al quale Masetti in fondo deve, se non la vita, però tutto sommato deve il fatto che la loro perizia sicuramente fu di grande aiuto ai giudici per non condannarlo. Petrazzani poi invece diventerà, con la prima guerra mondiale, interventista, diventerà fascista, seguendo altri evidentemente, Mussolini in primis, e sarà il primo sindaco fascista di Reggio Emilia, sarà in due occasioni, per due volte, presidente dell'Ordine dei Medici di Reggio Emilia. Quindi possiamo dire che tanto Masetti era al di fuori e antisistema, diciamo, come si dice oggi, quindi era al di fuori comunque delle regole, in qualche modo, di quella che era la struttura sociale prima dello Stato liberale magari, ma poi certamente dello Stato fascista. Tanto invece il Petrazzani ne era ben dentro, ne era ben incardinato, tant'è vero che appunto diventò anche il sindaco della città di Reggio.
anche Pietrasani perderà un figlio, ma lo perderà in guerra durante la prima guerra mondiale. Lui, interventista, perderà un figlio durante la prima guerra mondiale, e al museo monumentale, al cimitero monumentale di Reggio c'è una statua, una delle tombe, diciamo, più anche visibili e importanti, è proprio quella dedicata, quella in cui è sepolto il figlio di Pietrasani, che morì appunto durante la prima guerra mondiale. Anche Pietrasani avrà una vita molto lunga, perché dopo queste due guerre, la guerra di Libia e la prima guerra mondiale, ne vedrà altre due, appunto la guerra d'Etiopia e anche la seconda guerra mondiale, perché morirà nel 48 all'età di 90 anni, quindi molto, molto avanti. A questo punto, come dire, così abbiamo chiuso, no? Le vicende anche storie, la vicenda della vita, le vicende che hanno riguardato Masetti e anche in parte i suoi periti. Una curiosità, una domanda potrebbe essere: ma cosa sarebbe stato della vita di Masetti se non fosse stato sorteggiato quel giorno, se semplicemente fosse stato sorteggiato un altro al suo posto? Certamente non sarebbe stato sarebbe in bicicletta tornato a casa dai suoi familiari, non sarebbe diventato certamente un simbolo dell'antimilitarismo e tantomeno dell'anarchia, e nella quale si è trovato invece in ruolo in cui si è trovato un po' oltre probabilmente i suoi obiettivi o le sue determinazioni. Però c'è anche da dire che in realtà poi se l'è guadagnato sul campo questo titolo dopo, negli anni 30, 20 anni dopo, come dicevo prima, quando invece era anche più difficile essere non solo contrari alla guerra, ma anche contrari al regime fascista. E quindi, diciamo, poi successivamente il Masetti ha dimostrato di essere quell'antimilitarista che negli anni invece della guerra di Libia, per il quale era diventato già un simbolo negli anni della guerra di Libia, fra l'altro invece negli anni 30, che io sappia, non ebbe grande risalto questa sua posizione, entrò, come dire, invece il discorso era tutto diverso ed è conosciuta ancora oggi per quell'episodio, naturalmente, particolarmente grave, particolarmente importante, e perché rappresentò in quel momento quelle persone che erano contrarie all'esperienza, all'avventura coloniale di Libia. Esatto, tra l'altro proprio a Pietro Pietrasani abbiamo dedicato una delle nostre dirette, credo l'anno scorso, ma iniziano a essere tante, quindi potrei sbagliarmi, con Francesco Pollelli avevamo ripercorso proprio tutta la storia di questo, dal giovane medico socialista che scrive romanzi, appunto al sindaco fascista, il primo sindaco fascista di Reggio. Su Augusto Masetti possiamo anche farvi vedere un piccolo documento video che abbiamo trovato in rete, che condividiamo adesso, perché nel pochi anni prima della morte un giornalista, vedremo subito dalla tipologia di immagini, di domande che fanno, che insomma siamo nella TV di qualche anno fa, lo raggiunge a casa e chiede di fargli qualche domanda, per cui adesso vi facciamo vedere questa breve clip. Buongiorno, signor Masetti. Buongiorno. Scusi se la disturbiamo. No. Mi dispiacerebbe venire qua un attimo sul balcone. Venga al sole, si faccia vedere. Ma ricordatevi che non voglio lei. Ci sono per il lei io. Come andarono le cose alla caserma Cialdini di Bologna? Me le vuole raccontare? Eravamo in 300 soldati, sfilati in tre fila. E 8 ufficiali erano sul palco, il quale, l'ufficiale superiore, che era il tenente colonnello Stropp, fece la morale, dove disse che tutti abbiamo la famiglia, abbiamo le fidanzate, abbiamo insomma gli amici, ma in questo momento qua non abbiamo altro che la patria da difendere. E io in quel momento lì misi il fucile sulle spalle del secondo, che ero in mezzo io, nella fila di mezzo, e poi sparai un colpo. Quando ritornai a caricare, allora mi saltarono addosso ufficiali e così via. E il tenente colonnello rimase soltanto ferito? Ferito, sì, qui nella spalla qui. E la palla di Viò che andette a ferire un disgraziato di un soldato che era lì sotto. Ora io vorrei chiederle, signor Masetti, il suo fu un gesto folle, ma lei era pazzo, come si disse, o no? Io ho 36 ore che non ricordo niente. Dalla sera del 29 fino al 31 della mattina.
cosa che ho sempre detto e che dovrò sempre dire perché è così. Ma lei è pentito di quel gesto o no? No, no, posso mica essere pentito. Come fate a essere pentito di una cosa che non sapete? Ah, me lo dicevano anche a Reggio Emilia i professori là. Beh, ti dispiacerà pure da come sono io, cosa vuoi che mi dispiace? Allora hai piacere, ma neanche, non posso mica aver piacere di una cosa che non so di aver fatto. E così andavano le cose, insomma. Lei sapeva che in tutta Italia si stavano costituendo dei comitati pro Masetti? Subito no, subito non lo seppi. Lo seppi qualche giorno dopo, quando il professore Sacossi e Pedrassani mi dicevano c'è un gran movimento per te fuori. Io dicevo non so niente, era là dentro, già non sapevo niente, nessuno mi portava niente. Venivano solo alla sera dei borghesi, insomma dal di fuori, a salutarmi dalla finestra. E poi cantavano una canzone che avevano inventato loro. Come faceva questa canzone? Ah, dicevano alla cella del numero 9 sta rinchiuso il soldato Masetti, ma io poi non mi ricordo più niente di quella roba lì. Eccoci, quindi abbiamo avuto anche insomma questo momento finale insomma, della sua vita che ripensa, racconta, insomma, un po' forse rimane l'ambiguità, ecco, che abbiamo messo anche nel titolo, vedendo, insomma, non posso ricordare, non devo ricordare, come giustamente diceva. E con questo abbiamo concluso la puntata di oggi, ringrazio Gaddo come sempre che è stato con noi, e noi ci rivediamo il mese prossimo, ma il prossimo appuntamento storicamente è invece martedì 28 marzo, quindi tra pochi giorni al pomeriggio alle 15 saremo con la storica Teresa Muratore per parlare di Pasquale Marconi, che è un personaggio che a Reggio non ha bisogno di presentazioni, ma anche in realtà a livello nazionale molto noto, della sua storia di medico, di partigiano, anche qui di insomma persona attiva nella sanità, nei servizi sociali della città, della provincia soprattutto, ma anche del suo lavoro a San Lazzaro, che forse è un po' meno conosciuto. Con questo abbiamo concluso la puntata di oggi, grazie a Gaddo. Grazie a te, grazie a tutti. Arrivederci.